anni di guerra ed il canto struggente della comunità ucraina. Noi, cittadini di pace, sono lo slogan che ha riunito 20 comunità migranti in un evento straordinario, la Festa dei Popoli, che si è svolta a Salerno, nel Parco del Lino, organizzata dall'Ufficio Migrantes dell'Arcidiocesi Salerno-Campagna-Cerno. Siamo accomunati da un bisogno persistente, la voglia di comunità, un io che diventa noi, consapevoli di appartenere ad una comunità di destino in cui nessuno si salva da solo. Il noi perché siamo tutti insieme, cittadini perché ciascuno deve appartenere e sentirsi appartenere, e la pace è quello che la gente vuole pace, vuole vivere serena e vuole vivere insieme, secondo quello che viviamo come Consulta. Questo possiamo definirlo il capodanno della convivialità, però è un anno intero che voi lavorate a questa festa. Sì, la Consulta lavora un anno intero e poi arriviamo alla festa preparando questa rete che si è creata tra tutti noi. Festa dei popoli, dei cittadini del mondo che chiedono a voce unita pace. Un bel messaggio che viene da questa piazza piena di colori, con tante culture e comunità diverse, un unico messaggio, quello rivolto alla pace. Ne abbiamo bisogno, non possiamo affidare questo messaggio solo al nostro Papa Francesco, abbiamo bisogno ognuno di noi di fare qualcosa per la pace, perché la pace va costruita quotidianamente, a cominciare dalla nostra vita, quella appunto quotidiana. Questa bella festa ogni anno lancia dei messaggi diversi ed ero sicura che quest'anno avrebbe dato un messaggio forte in questa direzione. La Regione Campania sul tema della pace è dall'inizio, possiamo dire, impegnata, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Sì, è stata l'unica regione ad aver fatto una manifestazione per la pace a Piazza Plebiscito con 50.000 soprattutto studenti, e l'ha fatto immediatamente dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina per il cessate il fuoco. La Regione Campania è ancora impegnata su questo fronte, proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato un video che mostra gli eccidi e le mutilazioni che stanno avvenendo nella striscia di Gaza, cercando di lavorare anche per favorire l'indignazione delle persone, perché c'è assuefazione a questa guerra, è come se tutto dovesse scorrere e accadere in maniera automatica. È impegnata anche sul fronte della solidarietà, dei diritti, della famiglia. È stato presentato un disegno di legge sulla famiglia proprio nei giorni scorsi. Sono tutti temi che si legano gli uni agli altri, perché è il momento in cui bisogna ricercare percorsi sinodali, come ha detto il Papa, cioè incontro tra culture, politiche, religioni diverse per il bene comune. È l'unico modo, perché se non si riconosce la diversità degli altri, non la si accetta, il mondo non uscirà mai da questa spirale.